Ciao amici di TV Serial, siamo qui con Gianni Aman, protagonista di Dolunay. Abbiamo la fortuna di intervistarlo qui a Cannes. Grazie per aver fatto questa intervista con noi. No, grazie a voi. Allora, la mia prima domanda riguarda Dolunay. È stato un grande successo in Italia, su Canale 5. Quando è stato il momento in cui ti sei reso conto che questa soap avrebbe avuto un così grande impatto internazionale? Quando abbiamo iniziato a filmare questa cosa non pensavo mai che questo sarebbe un grande successo in Italia oppure in qualsiasi parte del mondo, cioè noi facevamo le nostre serie per la Turchia, però, e poi mi sono accorto che alla gente là piace tanto e questo non era una cosa che ci aspettavamo. Questa è una cosa che abbiamo testimoniato durante il processo, quindi sono molto fiero e felice che sia stato un gran successo là. Vi amo tutti per tutto questo delirio, per tutto questo affetto che mi mostrano. Ero a Roma prima di venire qua e la gente era davanti all'albergo, aspettava là, cominciavano a aspettare alle 7 di mattina fino alla mezzanotte. E non vanno mai via, cantenellano, e questa è una cosa, nessuno se l'aspetta, no? Io faccio selfie con tutti, con ciascuno di loro, una cosa pazzesca, diciamo. Decisamente, ecco, la mia prossima domanda riguardava proprio il tuo rapporto con l'Italia. Sappiamo che è un rapporto che ha radici profonde, tu hai studiato in un liceo italiano. Sì. E visto il grande successo di Bittersweet, come è cambiato il tuo rapporto con il nostro paese e con il tuo pubblico che è cresciuto esponenzialmente? Sì. Allora, io ho fatto 5 anni di scuola, liceo italiano, quindi il liceo l'ho fatto tutte le materie in italiano. Ero lo studente più bravo della scuola, non lo dico per lodarmi, però l'ho primeggiato la scuola, quindi già studiavo con la borsa, quindi l'italiano ero tra le mie, sai, nelle tue vene, bene, sì, il sangue, cioè 10 anni fa parlavo